Benvenuti al nuovo esperimento di esperimentificio.com con Diego e Michelangelo. Allora. Oggi avremo dell'acqua, del colorante e amido quello. E dell'amido. E faremo che cosa? Lo slime. Mettiamo un pausa un attimo il video perché devo fare la pipì. Allora, dell'acqua, del colorante, di ciotola, amido e dell'amido. Per fare? E lo slime. E prendere l'amido, versarlo nella ciotola. Tutto. Ecco. Bene. Poi aggiungere pian piano dell'acqua, mescolando con le manine. E anche del colorante alimentare, così gli diamo un po' di colore blu. Bene, penso che possa bastare. Così. Bene, adesso mescola con le mani. Se c'è poca acqua, aggiungine ancora. Funzionando questo. Funziona. Aggiungi altra acqua? Sì, bisogna aggiungerla. Aggiungere dell'altra acqua. Fatto, abbiamo fatto, signori. Adesso mescola bene. Mescolare ancora. Tantissimo. Mettete un pezzo a Lego, signori, e lo intingete così. Sta appiccicato. Avete capito, signori? Bene. I liquidi hanno una proprietà che si chiama viscosità e che è la loro resistenza a farli scorrere. Ci sono liquidi poco viscosi, come l'acqua, e altri che lo sono di più, come il miele. Ma in tutti e due, non importa quanto forte li agitiamo, si comporteranno sempre allo stesso modo. La loro viscosità, cioè, non cambia con la velocità con cui li agitiamo. Il miele resterà sempre molto viscoso e l'acqua lo sarà sempre poco. Ci sono poi dei liquidi speciali, come lo slime, che si chiamano fluidi non newtoniani. In questo caso, la viscosità cambia con la velocità con cui applichiamo la forza. È per questo che se infilo lentamente lo stuzzicadente nello slime, questo affonda, mentre se provo a pungerlo velocemente, rimbalza come fosse sulla gomma, perché la viscosità dello slime aumenta così tanto da farlo sembrare solido.